Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Oggi video, spero brevissimo, come dico sempre all'inizio, per raccontarvi la mia TBR per il mese di giugno. TBR che potrebbe in effetti subire qualche modifica, come sempre, in questo mese particolarmente, ora vi spiego perché. Dunque, l'unico, ho un solo libro cartaceo che leggerò questo mese. Tutti gli altri saranno ebook o audiolibri. Intanto vi mostro il cartaceo, ne parliamo e poi andiamo avanti con le altre letture. Dunque, Sorella mio unico amore, My Sister My Love in lingua originale di Joyce Carol Oates. Durante il mese di maggio ho letto, anzi ho ascoltato in audiolibro il mio primo libro di Joyce Carol Oates, ovvero Zombie. Ne parleremo perché ce n'è di che parlare, ma volevo proseguire con la lettura di altri libri della stessa autrice, in particolare questo, per due motivi. Il primo è che l'ho trovato in Book Crossing, al lavoro da me e mi piacerebbe riportarlo indietro, visto che da quello che sospetto penso sia una lettura molto pesante, probabilmente che non vorrò ripetere a breve. E poi non sono sicurissima se appunto quest'angolo allestito al mio lavoro con il book crossing sia inteso come mi porto via il libro o lo riporto. Quindi in ogni caso lo vorrei riportare. Quindi primo motivo per leggerlo, diciamo relativamente presto, è quello. Il secondo è che ho trovato per fortuna una persona su Instagram che lo vuole leggere insieme a me e quindi cominceremo una lettura condivisa. Io in lingua originale, lei in italiano, ma comunque dato che si preannuncia una lettura piuttosto pesante, visto che è ispirata ad una storia vera, ad un omicidio ancora insoluto di una bambina negli Stati Uniti, ho pensato che leggerlo in compagnia potesse essere anche un modo per, in qualche modo, non lasciarmi troppo appesantire dai temi di questa lettura. Credo che riserverò la seconda metà del mese alla lettura di questo libro perché, e questo è il motivo per cui abbiamo solo audiolibri e ebook, sarò in viaggio per circa 10 giorni. E quindi per insomma, la prima parte del mese, quando sarò in viaggio, sicuramente mi affiderò solo a ebook e audiolibri, anche perché si tratta di un viaggio, come mio solito, solamente con lo zaino e anche abbastanza avventuroso, quindi non voglio avere insomma, cose di troppo dietro. Andremo per 10 giorni in Marocco. Abbiamo già svariate escursioni e vari, insomma, viaggi prenotati e questo è il motivo principale per cui mi affiderò agli audiolibri questo mese, perché se magari durante il volo e nei giorni di permanenza lì posso tranquillamente leggere degli ebook, nelle trasferte in pulmino, che saranno varie e in alcuni casi molto lunghe, io purtroppo ho bisogno di ascoltare solo audiolibri perché non riesco a leggere quando sono in macchina. In particolare mi hanno detto che le strade sono anche parecchio tortuose, quindi non ci riuscirei proprio sicuramente. E per questo motivo vorrei selezionare due o tre audiolibri. Per il primo so già assolutamente dove voglio andare a parare, gli altri credo che li sceglierò man mano lì. Quello che assolutamente voglio ascoltare, vi metto qui la copertina perché sicuramente lo conoscete, è Salvare le ossa di Jasmine Ward. Questo è un titolo che desideravo recuperare da molto tempo perché l'ho sentito recensire nella versione cartacea edita da NN Edizioni da moltissime persone di cui mi fido e che stimo profondamente. È uscito come novità su Audible e dura la bellezza di oltre 9 ore, quindi perfetto per me che avrò tantissime ore in macchina da riempire in qualche modo. Questo è sicuramente il libro che a tutti i costi voglio ascoltare. La storia di una famiglia nei giorni che precedono l'arrivo di un uragano in Mississippi. Non sono sicura che a livello di atmosfere si sposi bene con il viaggio che devo fare, ma era una lettura che desideravo fare tantissimo, quindi non, per me non si pone neanche il problema che sia in qualche modo in accordo o meno con il tipo di viaggio. Poi ho visto che sempre su Audible ci sono due libri letti da Marco D'Amore, ovvero uno dei protagonisti di Gomorra
Da un lato c'è La paranza dei bambini di Roberto Saviano, che mi piacerebbe leggere, ma possiedo anche in realtà in cartaceo, o meglio, lo possiede mio marito, ma siamo lì. E in realtà c'è La vita davanti a sé di Romain Gary, che mi era stato consigliato dalla mia amica Daria, che quasi quasi potrebbe essere un'altra alternativa. Non solo lei me ne ha parlato molto bene, me ne hanno parlato molto bene anche altre persone di cui mi fido molto, quindi quello potrebbe essere un'alternativa. Bisognerà capire quanto appunto, nel passare le ore e ore in macchina si riesce effettivamente ad ascoltare, quindi vedremo. È un po' una TBR sconclusionata questa, perché di fatto molte delle scelte che farò in quanto a libri le farò direttamente lì, perché non ho un'idea precisa di quanto riuscirò a leggere, quanto tempo libero avrò. Ci saranno un paio di giorni che sono molto tranquilli, ma tanti altri giorni sono già più che riempiti in quanto a programmi di cose da fare, quindi vedremo. Ho selezionato per il momento due ebook. Quindi vorrei sicuramente leggere un cartaceo, un paio di audiolibri e un paio di ebook e poi vedere da lì, insomma, come procedere. Gli ebook che ho scelto per il momento sono per l'appunto due. Il primo è Il lato fresco del cuscino di Vittorio Zucconi. Ci ha raggiunto oggi purtroppo la notizia del decesso di Vittorio Zucconi e per noi che in questa casa siamo degli ascoltatori di Radio Capital accaniti, è stata una notizia un po' triste. Avevo trovato questo libro qualche tempo fa in offerta Kindle. È una serie di racconti, di frammenti, diciamo, costruiti intorno a determinati oggetti iconici nelle vite, delle persone. Credo in particolare della generazione di Zucconi, perché si parla per esempio della macchina da scrivere Olivetti, si parla di vari dispositivi per la registrazione, si parla di oggetti che hanno in qualche modo connotato le vite delle persone e in particolare si affrontano anche, mi pare di aver capito, vari frammenti di esperienze appunto di Zucconi durante i viaggi per i suoi reportage, quindi ho pensato fosse un ottimo momento per dedicarmi a questa lettura che possedevo da un po', che non avevo ancora affrontato e anche se l'occasione non è particolarmente felice, mi è sembrato il momento ideale per sceglierla. Il secondo ebook che ho selezionato è una raccolta di racconti che si intitola Il paradiso degli animali di David James. Poissant, 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 Poissant. Vabbè. Anche in questo caso, titolo che mi è stato consigliato da un'amica qui a Berlino che si chiama Francesca, lettrice accanita di cui mi fido ciecamente. Lei non è la prima, anche a lei era stato consigliato. Anche alle persone che l'hanno consigliato a lei, ovviamente era piaciuto moltissimo e quindi, complice il fatto che si tratta di una raccolta di racconti, ho pensato potesse essere il formato perfetto per il viaggio. Per l'appunto, non sono sicura di che forma prenderà alla fine questa TBR, considerando che ho 4 ore di volo all'andata e al ritorno e appunto che però non ho idea di quanto riuscirò a leggere lì e che dipende da quanti audiolibri riuscirò ad ascoltare, sta di fatto che insomma questa TBR ha un po', la dovete un po' prendere con le pinze, diciamo. Non è come altri mesi in cui riuscivo bene a identificare cosa volevo leggere. Quindi vedremo alla fine del mese di giugno cosa sono riuscita a combinare. Io intanto vi ringrazio moltissimo per essere stati con me anche oggi in questo video un po' sconclusionato rispetto al solito. Se vorrete iscrivervi al mio canale, come sapete benissimo, mi fa un piacere incredibile. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!